Ciao a tutti, benvenuti a First Person Cooker o Cooking, a seconda di come mi girerà più avanti. Oggi impariamo il metodo a prova di bomba per fare della pasta fatta in casa. Serve della farina di grano duro, la trovate anche come semola di grano duro o come semola di grano duro rimacinata. Non è la farina 00, semplicemente. Del sale, dell'acqua, possibilmente tiepida, una ciotola e un cucchiaio. Iniziamo. Mettiamo farina nella ciotola. Tenete conto che, adesso io vado a occhio, ma si può pesare. Tenete conto, per sicurezza, un 150 grammi a persona. Tanto, già che state facendo la pasta fatta in casa, tanto vale farla un attimino abbondante, alla peggio avanza per il giorno dopo, secca ed è molto buona. Benissimo, aggiungiamo del sale, classica presa di sale senza esagerare, diamo una rimescolata, adesso andiamo a mettere l'acqua che appunto possibilmente è acqua tiepida. La domanda è quanta acqua mettere. È molto comodo farlo nella ciotola perché, a differenza di fare la fontana sulla spianatoia, è molto difficile sbagliare. Si mette tanta acqua quanta ne beve la farina. Si inizia facendo una specie di buchetto in mezzo e andiamo con l'acqua piano piano. Rimescoliamo, iniziamo a rimescolare. Noi saremo contenti quando tutta la farina sarà stata in qualche modo assorbita un pochettino dall'acqua. Se invece quello che non vogliamo è avere una fanghiglia, se non c'è consistenza ma appunto si viene a creare una fanghiglia, dobbiamo correre ai ripari aggiungendo altra farina. Adesso aggiungiamo ancora un po' d'acqua. Ecco, iniziamo ad avere, come vedete, è quasi tutta presa. È quasi tutta presa, io voglio fare un impasto un filo morbido e quindi ne aggiungo ancora un filino, ma non tanta. Come vedete è un sistema molto fattibile anche senza una spianatoia, non è necessario fare la classica fontana che faceva la nonna. Così è molto rapido e molto comodo. Un buon modo che io uso per vedere quando è pronta è che facendo così la pasta già inizia a far vedere che si riesce a impastare benino. Quindi una manciata di semola sulla spianatoia o su qualunque piano vogliate usare e opla. Come vedete è già un impasto quasi che ha già preso un attimino la forma. Come vedete non mi si appiccica troppo alle mani perché non è fanghiglia e non è troppo umido e si inizia a impastare. Come impastare? Noi vogliamo dare forza alla pasta, quindi iniziamo piegandola su se stessa 90 gradi. Piegandolo su se stessa. Se sentite, come in questo momento sto sentendo io, che la pasta è un po' troppo appiccicosa, potete tranquillamente aggiungere ancora un po' di farina qua, un po' di semola ovviamente, e diventerà subito molto più lavorabile. Impastare è estremamente rilassante, un massaggio alle mani ed è meraviglioso. Altra cosa che si può fare è fare un salsicciotto così, sempre per dare forza all'impasto, metterlo in verticale, piegarlo, lavorarlo così e ottenere di nuovo un salsicciotto.
impastato per circa 10 minuti, ottenete un impasto che è bello morbido, elastico e che ha una bella consistenza. Si può, la cosa da fare in questo momento è coprirlo o con del cellophane e metterlo in frigo, oppure semplicemente anche coprendolo con la comoda ciotola che abbiamo usato prima. Tenerlo così, tecnicamente almeno una mezz'oretta. Se poi siete di aspettare, lasciatelo 5 minuti e non muore nessuno. Come vedete, impastando in questo modo, le mani non rimangono tutte impiastricciate, meglio impastate, più le mani vi rimangono asciutte e pulite. Bene, lasciamolo riposare tra mezz'ora e ci vediamo tra poco. Bene, eccoci qua, la pasta ha riposato. E noi cosa facciamo? Come primo tipo di pasta che proviamo a fare, facciamo i pici, che sono senza dubbio la cosa più semplice da fare per chiunque abbia giocato con il Pongo o con il Didò da piccolo. Prendiamo un po' di pasta e intanto mettiamo l'altra coperta, essenzialmente questo si fa sempre perché vediamolo in grossolanamente, non serve essere precisi. Tiriamo la pasta con due mani fino a che non abbiamo un lunghissimo spaghettone. Questa non è pasta all'uovo, è pasta di semola di grano duro. Quindi tecnicamente è parente stretta più degli spaghetti che delle tagliatelle. Come vedete è molto facile da lavorare. Tirate, tirate, tirate fino a che non ottenete la lunghezza che volete, la lunghezza, la, il diametro che volete. Potete farli anche molto lunghi. Anche perché tanto poi in padella, in pentola inevitabilmente un po' si rompono, quindi non abbiate paura di farli lunghi. Un piccio. E andate avanti. Adesso ne facciamo un altro insieme. Finché non avete finito la pasta. Per lavorare la pasta vi consiglio di stare seduti, mentre quando si impasta è molto più comodo essere in piedi, per fare operazioni come questa è molto molto più semplice lavorare a seduti. Fate pressione con le mani e le allontanate piano piano. Più lo fate, più le allontanate, più diminuite il diametro della sezione che state lavorando. Bene, abbiamo finito. Voi andate avanti finché non avete finito di fare tutta questa pasta. Ci vuole un pochettino di tempo, ma lo si può fare in compagnia. È rilassante, è come farsi un massaggio da soli alle mani. È molto buono, dà grandi soddisfazioni. E come vedete è facilissimo: bastano un po' di farina di semola, un po' di sale, un po' d'acqua e un po' di voglia di il classico olio di gomito delle nonne. E questa era la prima puntata di First Person Cooker o Cooking, non ho ancora deciso, nella seconda avremo un titolo definitivo.
E nella prossima puntata direi che continueremo a scoprire altri formati di pasta. Adesso, oggi abbiamo imparato a fare la pasta di base. Da questo tipo di impasto potremo fare orecchiette, maccheroni al ferretto, cavatelli, tantissime cose. E quindi, buon appetito e alla prossima!